Ufficiale di Carta Carbone Festival, la terza edizione, che quest'anno si svolgerà in 4 giornate più un'anteprima e un dopo festival, quindi qualche cosa che andrà ad occupare tutto il mese di ottobre a Treviso. Volevo intanto ricordare che il festival è patrocinato, oltre che dal Comune di Treviso, dalla provincia di Treviso, dalla Regione del Veneto e da Rete Veneto. Devo dire che la prima cosa che mi ha colpito di Carta Carbone è stata l'entusiasmo con cui i volontari hanno dato il loro tempo e hanno veramente creato un clima pazzesco in città. Io vorrei sottolineare che questo festival è nato come una sfida incredibile. Sottolineo sempre che mettere in piedi una storia di questo genere non è una cosa facile. Abbiamo dato un peso particolare ai temi di carattere sociale, a partire dalla realtà del carcere e altre realtà critiche. Ci saranno infatti Franco Lussida, storico musicista del PFM, che presenterà il suo progetto, un progetto che presenta nel carcere, in cui vuole dimostrare il potere salvifico della musica. Il potere salvifico della parola invece sarà rappresentato dai libri di Pino Roveredo e Salvatore Striano, che è un ex camorrista che grazie alle parole di Shakespeare e grazie al teatro è riuscito a cambiare la propria vita, è diventato un attore ed è uno degli attori che ha recitato in Gomorra e comunque in tanti altri film. Anche l'emigrazione sarà protagonista, trattata da Davide e Mia, e con i suoi appunti per un naufragio, e anche storie di vita migrante, che sono frutto di un anno di lavoro della cooperativa Una Casa per l'Uomo. Un altro tema che ci sta molto a cuore è il tema della disabilità, con l'attesa presenza del giovane Giacomo Mazzarioli, che ha scritto Mio fratello insegue i dinosauri, e Giulia Pentile, e rimanendo nelle tematiche di genere, significativa sarà la presenza di Monica Romano, che è un'attivista transgender che presenterà la sua autobiografia e il suo pensiero. E poi ci sarà anche la videoproiezione in un altro momento di un video fatto in collaborazione con Sole Luna sulla storia di una poetessa siciliana. La parte poesia è curata dalla professoressa Bellini e abbiamo degli autori davvero notevoli, cioè Paola ha porterà in città delle personalità poetiche assolutamente eminenti. Quindi avremo Franco Buffoni, poi avremo con grande attesa Anna Maria Carpi, avremo Azzurra D'Agostino e Maria Giorgia Riva, Gabriella Valera, Edi Riccato e Ari Bertoia. E è prevista anche un'interessantissima tavola rotonda sulla poesia, la funzione della poesia e il suo valore all'interno appunto della società contemporanea presso la Cassa di Risparmio del Veneto, che ci ospiterà appunto per questa iniziativa. L'anno scorso sono stata io con Grazia Cristiana, che è qui, Cristiana Sbarboli, a insistere sul fatto che bisognava, l'avevo scritto sulla tribuna, bisogna insistere che bisogna avere il comunale per Carta Carbone. E abbiamo pensato di portarci niente meno che John Kirwan. Chi è John Kirwan? John Kirwan è stato il CT della Nazionale Italiana di rugby, è stato un grandissimo sportivo, componente degli All Blacks, quindi mitico per molti di noi, ma soprattutto ha giocato per tanti anni nella Benetton Rugby, ha sposato una trevigiana, per cui ha un legame particolare con Treviso. Lo spettacolo che verrà messo in scena è la presentazione
del suo libro sulla depressione. È una cosa bellissima e io penso che il teatro comunale sia il luogo più adatto anche per il numero di persone che vorranno arrivare ad ascoltare. Questo evento è organizzato in collaborazione con il patrocinio dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, avrà molte sorprese nell'arco della serata. Siamo felici di essere per il secondo anno consecutivo qui a sostenere Carta Carbone, sperando che la cosa possa continuare, deve continuare per i prossimi anni. Cantine, Vivo Cantine è una cooperativa, 2.000 soci, 4.000 ettari, soci che conferiscono dai 50.000 ai 60.000 tonnellate di uva all'anno. Perché Natura si è deciso di investire in cultura? Semplicemente perché siamo dei masochisti e vogliamo dei consumatori, dei clienti coscienti. E la cultura, la scrittura, la parola in particolare, sia letta, sia vissuta, sia scritta, sia autobiografica, sono dei percorsi di coscienza e di autocoscienza, e un consumatore cosciente è quello che si deve rompere le scatole, quello che vuole sapere, quello che è quello che ci piace, che ci fa crescere. Semplicemente questo. Grazie.